L'energia pulita non esiste, l'unica energia pulita è quella che non c'è bisogno di usare e quindi è risparmiata. Ecco perché l'efficienza è il primo pilastro della sostenibilità e il secondo sono le fonti rinnovabili che devono sostituire le fonti fossili, che sono ovviamente sporche e determinano una presenza di climalteranti nell'atmosfera di cui non sappiamo ancora come liberarci, perché anche dopo la COP21 di Parigi, ben 14 miliardi di tonnellate di CO2 ci assillano. Inoltre ci saranno i temi delle politiche energetiche, con particolare riferimento alle politiche energetiche europee, che sono quelle di cui mi occupo di più.